napoletano, un triestino, un calabrese e tre romani. Non è l'inizio di una barzelletta, bensì fermati per l'assalto alle forze dell'ordine su Via Veneto durante la manifestazione dei movimenti di lotta per la casa sabato. Quattro di loro sono a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia, che dovrebbe svolgersi domani o mercoledì al massimo. Per tutti l'accusa è di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. C'è anche un poliziotto che ha deliberatamente calpestato l'addome di una ragazza, ferma a terra. Un episodio denunciato da tutti gli organi di stampa con tanto di foto, ma incredibilmente ancora non c'è un nome o un cognome. Un altro manifestante a terra inoffensivo è stato preso a calci e manganellate. Per i fatti di sabato comunque si cercano altri responsabili e la polizia sta estendendo le ricerche al web, in particolar modo su Twitter, dato che molti dei partecipanti alla manifestazione, che si presume abbia spiegato circa 5.000 persone, si sarebbero vantati del loro coinvolgimento negli scontri. La magistratura sta indagando anche su un altro caso, quello del peruviano Juan Sulca Delfino, che ha visto saltare in aria le dita della sua mano nel tentativo di allontanare un petardo. Lanciato da chi ancora non è chiaro, si presume da manifestanti che invece sostengono si tratti di un lacrimogeno esplodente in dotazione alla polizia. Il 45enne è in ospedale e l'altro è irrimediabilmente compromesso. Il bollettino di guerra parla di un'altra ventina di contusi durante gli scontri, di qualche vetro infranto e iscritte. La zona, peraltro circoscritta, è stata già pulita e a Porta Pia le tende sono in smontaggio. Ma la protesta è destinata a continuare. I movimenti hanno già annunciato una nuova manifestazione giovedì alla Magliana e per il 1° maggio.